Buonasera a tutti, eccoci qua con la sigla, la nuova sigla di Alessandro, che si è vista bene ragazzi la sigla, andava, scorreva? Benissimo! Tornate con l'audio tutti, eccoci qua, ritornati con una nuova sigla di Alessandro che ha sempre fatto delle belle sigle, ma ultimamente aveva un po' latitato, infatti avevamo messo il volantino fisso, nelle ultime non abbiamo fatto a tempo, adesso è tornato con la sigla in versione Stranger Things. È molto Stranger Things, come avrete capito, il riferimento, ma la musica era sua, il pezzo sotto era parte di un suo brano sperimentale. Allora, siamo tornati con Dialoghi Sperimentali dopo la pausa di agosto, con delle new entry eccezionali, però prima di tutto saluto Dan, che ritroviamo dopo le vacanze, presento i nostri, non dico ospiti perché non mi piace, perché specifico, tutti i nostri nuovi partecipanti poi sono a loro scelta, possono essere vita natural durante partecipanti quando vogliono, quindi non è che sono ospiti che poi necessariamente debbano non vedersi più assolutamente. Allora abbiamo Mirella Calcaterra, ciao Mirella, parto con le signore. Ciao a tutti. Mia cara amica, nuova amica, perché ci conosciamo da relativamente poco rispetto a Stefano che presenterò subito dopo. Di Mirella due parole. Mirella, dimmi se dico poco e male. Mirella ha studiato all'Accademia delle Belle Arti di Milano, è un personaggio creativo, fa un sacco di cose in ambito di comunicazione visiva, video, spettacoli, si interessa anche di sistemi simbolici, cosa di cui parleremo poi in un'altra puntata, e riferimento ai Dialoghi Sperimentali, quindi ci porterà la sua storia, ma è una novizia, come l'ho già definita, della sperimentazione vocale e chissà, forse anche teatrale in futuro. È una mia allieva molto recente in questo senso. Ascolteremo dopo un suo brano specifico, che stasera sentiremo solo un contributo audio di Mirella, non perché la si voglia penalizzare, ma perché essendo novizia un contributo ha registrato. Ma già un'altra prossima volta, secondo me, ci sarà già un nuovo contributo di Mirella, ne sono convinta. Ho detto tutto? Poi dopo parli tu ovviamente, ma ti ho presentata degnamente? Hai detto tutto, hai detto bene, quindi... Okay. Sottolineo che Mirella, che ha detto adesso hai detto bene, ha fatto con me un corso di dizione. Guarda che ho tutti i post-it attaccati al lato del computer. Ho detto! Brava Mirella, ti ho fatto due palle così, lo so. E abbiamo invece il nostro, mio vecchissimo amico, il nostro già un po' vecchio, perché tra l'altro io e Stefano abbiamo conosciuto Alessandro lo stesso giorno, poi c'è questa chicca da dire. Mio caro vecchio amico, nostro carissimo amico, Stefano Luna, finalmente! Buonasera! Approdato in Dialoghi Sperimentali. Cosa dire di Stefano? Tante cose. È cantante? No, scusa, mi viene in mente la David Bowie, quella, dopo spieghiamo che cosa sarà. È cantante storico di una band in tributo a David Bowie, che sono gli Scary Monsters Limited, ma non solo, cantante anche di altre formazioni. Io ricordo con affetto l'esperienza di Una notte in Italia, insomma tutte esperienze estremamente creative, cantante, attore, con me ha fatto un sacco di cose. Il tributo del Rocky Horror Show, vedo che ha una maglietta apposta in tema Rocky Horror, infatti, di cui vedremo degli estratti nelle prossime serate. Oggi non sono riuscita, ma ne abbiamo miliardi. Abbiamo cantato Io ospite suo, lui ospite mio, jazz, serate nei ristoranti, insomma abbiamo fatto matrimoni, letture, abbiamo letto per le creature simili il libro sul Dark a Milano negli anni '80 di Emanuela Zuccalà e Simone Tosoni, abbiamo fatto quelli che facevano reading per un bel po' di tempo su Milano, eccetera, eccetera, eccetera. Poi Stefano, e poi ecco, Stefano è l'artefice, questo lo voglio dire, per chi degli amici da casa ha notato i miei cani, Pimpa e Derek, che tutte le volte faccio vedere in qualche modo, arrivano grazie a Stefano. Ecco, quindi Stefano e Dan è innamorato di Derek e Pimpa, quindi e anche la Mirella li conosce bene, quindi insomma non sto dando una notizia da poco, insomma. Allora, ben trovati. Dan, vuoi introdurre tu intanto la serata, dire qualcosa di tuo? Che così mi levo un attimino e poi partiamo. Allora, io preferirei lasciare introdurre la serata ai nuovi arrivati. Allora, con una piccola premessa, dopo quelle che sono state le serate filosofiche, diciamo le serate in cui abbiamo dato più spazio a temi concettuali e poi approfondimenti che sono venuti sia dal buon Peroni, che salutiamo, che da Gianni Bonetti, adesso vogliamo in qualche modo riprendere dopo questa pausa estiva con delle serate un pochino più sciolte, più libere, in cui non impostiamo un tema principale, siamo aperti a tutti quelli che si vogliono unire al nostro salotto letterario e a qualsiasi discorso, suggestione, sproloquio, stimolo che ci possa venire in mente, insomma. E tutto qui, sono davvero curioso di conoscere Mirella e Stefano, di cui ho sentito parlare. Stefano ha lavorato sulle mie musiche, ho visto le sue foto, i suoi video. Donatella me lo nomina spesso e da tempo, però è la prima volta che ci troviamo, anche se virtualmente, faccia a faccia. Quindi sono davvero felice di questo salotto più intimo rispetto al solito, perché sono solo 4 finestre anziché 5, 6, 7 come ne abbiamo avute. Questa c'è scusa, faccio una breve postilla, questa sera sarebbero 5 perché ultimamente io e Alessandro ci mettevamo in 2 finestre separate, anche per i meravigliosi sfondi che quando io metterò lui sparirà purtroppo, quindi non mi andava stava. Ma stasera l'abbiamo fatto. Ma lui non dispiacerà molto sparire dietro le palme, io già lo vedo in posizione reclinata. Lo conosciamo. Solo, Dan, non ti volevo interrompere, ma dico questa cosa, se no mi dimentico, che dobbiamo vedere di utilizzare un'altra piattaforma, devo trovare altre soluzioni, perché stasera la parte dal vivo che volevo mettere, breve ma la volevo mettere, non c'è per problemi tecnici legati a latenza di tempo di latenza nella registrazione su videoconferenza rispetto alla piattaforma e altri problemi similari. E lo stesso, volevo passare dei contributi di personaggi illustri della sperimentazione teatrale, cinematografica, musicale, eccetera, ma anche quello devo fare delle verifiche onde evitare che venga oscurata la puntata e sono rimandati. Alessandro è qua vicino a me per non cercare di non appesantire troppo il programma e il wifi. Chiusa la parentesi, vai Dante. Sì. No, chiudo anch'io la mia parentesi introduttiva, ci siamo capiti, rodati, allineati e di nuovo benvenuta Mirella e Stefano. Allora, intanto io partirei, allora, tra pochissimo metto già il primo contributo per dare il lancio, ma prima lascio la parola a Stefano e a Mirella nell'ordine che vogliono. Io vorrei chiedere a loro 2 parole su... Vi lancio questa domanda di apertura. Siete artisti, ognuno a vostro modo, in vari ambiti, anche diversi da discorsi sperimentali, di ricerca. Ma che cosa significa per voi, in qualche modo, visto che siamo su dialoghi sperimentali, la sperimentazione? Cioè, che cosa può significare per voi la ricerca? Magari significa già quello che fate anche in ambiti non strettamente sperimentali, non è per forza vi voglio mettere subito lì, ma se ha un qualche valore in sé, anche in altre parti dei vostri aspetti creativi, il fatto di ricercare, di sperimentare, di non seguire per forza degli schemi ben precisi. Lascio a voi chi ha voglia di partire su questo argomento. Prima le donne. Aiuto. Ma dunque, è una cosa vastissima, è un argomento vastissimo, quindi cercare con poche parole di rendere una risposta non è proprio semplicissimo per me. Potrei dirti che in realtà facendo tutte queste cose appunto per sperimentazione e non perché ne devo avere un immediato ritorno pratico, sento veramente quella libertà anche di sbagliare, anche di fare qualcosa che magari non è bello, però ha significato per me in quel momento. Donatella lo sa, io mi occupo molto anche di tarocchi. I tarocchi per me sono una sorta di meditazione che può portare anche una guarigione, e lo stesso, come dire, la stessa cosa per me è la musica. Per me la musica è proprio un'immersione in qualcosa che sai da dove parti, non sai dove arrivi, e allo stesso modo la sperimentazione, il sapere che puoi partire, non sai dove arrivi, ma dovunque andrai sarà bellissimo. Bello, bello. A tal proposito, scusa, butto lì una cosa. Nello studio del canto, per esempio, una cosa che io sulla sperimentazione vocale, in questo caso, Mirella lo sa, nello studio del canto, quando io ho a che fare con delle persone che magari non hanno mai fatto nulla e non hanno nessuna intenzione di sperimentare niente, ma non sanno neanche magari di cosa si tratta tante volte, io faccio comunque dei lavori sulla sperimentazione vocale, spesso Dan sappi usando distanza, perché non so, distanza aiuta, perché anche utilizzarlo, e l'ho già detto, la sperimentazione vocale per esempio, come mezzo, non esplicitamente per forza come fine, come nel mio caso per esempio, è qualche cosa che sgancia da paure, menate, ansia di prestazione, cioè le persone che sono più portate verso cose libere si sentono più rilassate. Al contrario, persone che preferiscono essere più instradate con un compito ben preciso, invece non hanno una reazione così facilitata. E qui però si apre un mondo di cose interessanti. Scusa, mi hai dato il gancio per dire questa cosa. Passo la parola a Stefano. Sì, no, hai detto una cosa molto interessante e io mi volevo proprio agganciare alla chiusura di Mirella, perché il bellissimo mi è piaciuto molto. Io da sempre quello che per me può essere se devo cercare un significato nel perché ci si dedichi a delle espressioni artistiche, sperimentali o non sperimentali, per me è veramente proprio un lavoro estetico, cioè la ricerca del bello. E il bello è un concetto che, come si fa a definirlo? È molto personale, quindi il fatto di poter sperimentare con la propria voce, come insomma ho potuto fare anche grazie a quello che ho imparato proprio da te, attraverso l'immagine, il modo di presentarsi, video, fotografie, eccetera, che forse viene un po', diciamo che l'aspetto dell'immagine viene un po' spesso considerato, parlando di musica ovviamente, quella cosa che un po' stona, no? Cioè che deve esserci il valore musicale, poi l'immagine, se la si cura troppo, sembra quasi che si vada a togliere qualcosa dal valore musicale. Secondo me è esattamente, cioè per me, per come la vivo io, è esattamente il contrario. Cioè io trovo che l'espressione artistica bella, e il bello, ripeto, è qualcosa di estremamente soggettivo, sia arte in quanto tale. Cioè non so se riesco a spiegarmi bene, il messaggio che si vuole passare paradossalmente potrebbe anche non esserci, perché il messaggio diventa proprio la bellezza stessa dell'espressione. Stai dicendo qualcosa che aveva detto Dan, non so se si ricorda, Ali Salvioni, quando avevamo Ali Salvioni, che parlava proprio di questa ricerca della bellezza, che lui poi faceva degli esempi, diceva che può essere anche nel grottesco, può essere anche immagini oscure, non per forza il bello patinato, stereotipato della favoletta, però proprio questa ricerca e che poi è ciò che spinge appunto alla ricerca artistica come espressione necessaria, insomma è bella questa cosa. Che dici Dan di queste considerazioni? No, sono assolutamente d'accordo e importante sottolineare non tanto quanto il bello sia importante o possa essere il punto d'arrivo o la ricompensa di un percorso artistico, ma quanto la sperimentazione ci spinga appunto ad accettare anche un rischio pur di arrivare al bello. al bello o al vero, a ciò che significa per noi, a ciò che dà una soddisfazione a noi. Mirella parlava, no, della libertà di sbagliare e della bellezza del percorso sperimentale, musicale, facendo un parallelo con l'immersione nella meditazione tarologica. Questo secondo me manca in quella che è l'arte mainstream, soprattutto a livello musicale. Ho notato che in questo periodo convulso, incomprensibile, impanicato e moralistico, gli artisti, soprattutto i musicisti, rinunciano a sperimentare. Hanno paura di sbagliare, di scomodare qualcuno, di urtare la suscettibilità di un pubblico dopato dai social o dalle nuove piazze virtuali in cui ci si trova e si decreta la vittoria o la sconfitta dell'artista di turno. Non c'è sperimentazione nell'arte che ci circonda, perché non c'è più voglia di sbagliare. Ho la sensazione che gli artisti, anche quelli che rappresentavano movimenti anarchici, di rottura, di contropensiero, di controcultura, ora sono perfettamente allineati ad un pensiero unico che ti dice ciò che è bello. E no, peggio ancora, qual è l'unico bello consentito? L'unico bello consentito, giusto, bravo. Consentito. È subentrata la paura anche nel mondo dell'arte e dell'espressività artistica. C'è sempre la paura che puoi offendere qualcuno, o puoi dire o fare una cosa che a qualcuno non andrà bene. Io l'ho sentito recentemente... una dichiarazione di Skin, che non è un artista che io segua particolarmente, ha cantato degli Scancanessi, che andava proprio in questo senso, non mi ricordo le parole esatte, però fondamentalmente diceva se non volete rompere nessuna regola, non fate gli artisti. Giusto. È uscita una finestra con i limiti di tempo. Perdonami, leggevo la finestra. Stefano, se puoi ripetere l'ultima cosa che hai detto di Skin, se non... Scusa, la finestra, lo dico perché non la vedranno gli amici da casa, perché non compaiono il registro. Perdono. No, non c'è problema, tanto è tutto... È il bello della diretta differita di Dialoghi Sperimentali. Sì. Vuol dire che non ci bloccano a 40 minuti, ecco, chiusa parola. Ah, ok, pensavo ci avessero bloccato, ok. No, siamo sereni. Abbiamo un regalo da Zoom. Ok. No, che Skin diceva qualcosa di cui non ricordo le parole esatte, però il senso era se vi preoccupate che la vostra espressione artistica possa offendere qualcuno, avete sbagliato mestiere, non state facendo gli artisti. Ma c'è, è giustissimo. La cosa più sconvolgente, Stefano, è la prudenza. Cioè, l'arte è rischiare, dissentire, sperimentare e fottersene del futuro, del parere degli altri. Cioè, essere artisti significa avere il coraggio di amare e sparare ad alto volume un'idea, per quanto scomoda, precaria, personale, proprio per questo umana e individuale. Va sostenuta, va gettata in avanti. Cioè, non possiamo vedere l'arte come un abito che si indossa. Cioè, perché se io vivo e testimonio quello che altri hanno certificato come buono, giusto o appunto, come dicevo prima, come l'unica cosa ammissibile, a quel punto non sono un artista. Cioè, posso diventare un sacerdote, un politico, un venditore ambulante, ma mai un artista. E questa è la cosa, l'aspetto più triste del panorama. Non parlo delle nicchie, non parlo delle persone che comunque riescono ancora a trovarsi, ad esprimersi, a scambiarsi le idee, ma quella che è l'arte che trova lo spazio, la musica che trova lo spazio, ma non soltanto, anche la recitazione. Recentemente io ho cominciato a notare questa cosa nella mobilitazione collettiva degli attori, adesso parlando di recitazione, contro Trump. Cioè, che adesso non entro nel merito della discussione di Trump, eccetera, eccetera, perché non è questo il luogo e non ci interessa, ma nessuno di loro ha fatto un discorso, a parte che non erano nemmeno tenuti, no? Però si sono gettati nella politica con una superficialità e una rabbia che sembravano più volte a difendere una posizione stabilita già da altri come buona, accettabile, e mettere le mani avanti contro tutto ciò che poteva rovinare la carriera, piuttosto che un ragionamento politico serio, approfondito. Sì, è vero, questo fenomeno è stato molto molto evidente, e appunto al di là delle ragioni o dei torti, però sì, è vero, è un atteggiamento molto conformista che stride un po' con il concetto di espressione artistica. Cioè, si può stare da una parte o dall'altra, avere il coraggio di rivendicare le proprie idee. Peraltro questo poi meccanismo è, come dire, amplificato e fagocitato dal tipo di comunicazione che abbiamo comunque oggi. Non solo i social sicuramente, ma non solo i social. Nel senso che, cioè, si creano queste enormi fazioni in cui tutti hanno più o meno la stessa idea, più o meno la stessa linea di pensiero, e sono una parte contro quell'altra, che anche qui, insomma, di artistico ha ben poco. E allo stesso tempo, nel momento in cui qualcuno esprime da artista o da professionista dell'arte un'opinione, la maggior parte delle volte la prima obiezione che gli viene fatta è: cosa vuoi saperne tu di politica, parla solo di arte. Cioè, però è questa settorializzazione estrema del sapere, delle idee, cioè dove porta? Cioè, vuol dire che l'agricoltore può pensare solamente ai semi che pianta e non può esprimere un pensiero su qualche cosa che va al di fuori del suo orto. È un po' pericoloso, secondo me, questo modo di approcciarsi alla realtà. No, ma l'arte, la creazione, il gesto artistico è anche necessariamente politico. Tu da artista, specie se ottieni una certa visibilità, non puoi esimerti da prendere determinate posizioni, rappresentarle, testimoniarle, posizioni che hanno a che vedere con la politica. Ma in questo caso noi parliamo di, o osserviamo un'abdicazione totale del pensiero, cioè si fa politica per genuflessione nei confronti del pensiero unico politico che poi ti permette di salire sul palco. Quando io sento Roger Waters insultare Salvini senza sapere nulla di Salvini, dandogli del razzista, cioè assisto alla morte di un mito. Adesso non sto difendendo Salvini, non mi interessa assolutamente Salvini, ma un rappresentante di un gruppo, non parliamo di un combo inutile, di una band di quarto, parliamo di Roger Waters. Scagliarsi pubblicamente contro Salvini, cioè, non so se ho reso l'idea, cioè, non voglio aprire polemiche che ci potrebbero dove, però stiamo toccando un tema abbastanza... Verrebbe da dire che uno della statura artistica di Roger Waters potrebbe anche occuparsi di questioni un pochino più della sua levatura, insomma, che non che sia Salvini o che sia un altro, ma non di un leader politico di una nazione che lui probabilmente conosce anche solo in piccola parte. Non lo so, cioè facesse un ragionamento filosofico, artistico sulla tematica del razzismo sarebbe molto apprezzabile, però ecco, questo arrivare al puntare il dito anche a me non piace. Non piace perché è un atteggiamento che, appunto, insomma, da un artista vero potremmo anche dire che non sarebbe il caso, insomma. Bello, molto bella la discussione incalzante che sta venendo fuori, ma io da Raffaella, che non posso più dire da Raffaella Carrà, perché Raffaella Carrà è morta, e io tutte vive sempre nei nostri cuori, nei nostri cuori. No, perché io dicevo, io sono la Raffaella Carrà o Mike Bongiorno. Mike Bongiorno era già morto prima, però lo davamo già per... Però la Raffaella Carrà, siccome è successo di recente, ho avuto un attimo di imbarazzo a non dire, fare una gaffe tremenda, ecco, chiedo venia nel caso. Comunque io vi direi, ci fermiamo un attimo per, non, per la, non per i consigli per gli acquisti, perché vorrebbe dire essere la Maurizia Costanza, ma per ascoltare, io direi, primo contributo della serata, e farei un contributo prima l'audio, i video li vediamo dopo, che è un medley che ho preparato, che porta in scena, diciamo così, Ordalia, allora ci siamo dentro tutti in sto medley comunque, ci siamo tutti e cinque. Il primo brano è Tunta di Ordalia, nella versione, perché ci sono diverse versioni, cantata da me e con vocalizzatore sperimentale Alessandro, ecco, che è un brano che forse, sai Dan, non mi ricordo se nella tua monografia, forse, non so, mi sa che abbiamo passato le versioni. No, monografia non credo che sia rientrato questo. No, da qualche parte è stato messo dentro un pezzettino per far sentire lui, però... Sì, è probabile che l'abbiamo... Minuto, ecco. Si mixerà il brano col secondo pezzo, che è di Spazio Profondo, ma anche di Alchimia Nova, perché lo stesso brano è nel CD Alchimia Nova cantato da Gianni Bonetti. In questa versione è Brezza Leggera di Alessandro, la voce è di Mirella, che sentiamo come esordio totale, quindi una apprezzabilissima versione, alla pari secondo me di quella di Gianni, semplicemente diversa, ma molto bella, cantata appunto, finalmente sentiamo Mirella. Il brano dove si mixerà successivamente sarà, sentiremo Stefano Luna, ci sono anch'io che apro e chiudo, ma essendo mixata forse il mio inizio si sente solo un attimo, perché le ho un po' sfrangiati i brani tra loro. Stefano Luna, super sperimentatore, nel pezzo del monologo in lingua originale del Macbeth di William Shakespeare, che trovate che si trova nell'album Sacra Dea, mio album solo vocale Sacra Dea, prodotto in Germania da Atenwerft. E abbiamo Stefano Luna che ci fa questa bellissima cosa del recitar cantando del Macbeth. Quindi io lascerei questo ascolto e poi dopo torniamo a parlare. Che dite? Ah, chi intrattiene 2 secondi gli amici? No, non c'è bisogno perché c'ho già pronto tutto. Se non si sente quando mando a musica, fatemi un cenno, piuttosto lo rimando. heaven or to hell? Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not, fatal vision, sensible to feeling as to sight? Or art thou but a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat oppressed brain? I see thee yet, in form as pale as this which now I draw. Thou marshals me the way that I was going, and such an instrument I was to use. Mine eyes are made the fools of other senses, or else were all the rest. I see thee still, and on thy blatant dodging gouts of blood, which was not so before. There's no such thing. It is the bloody business which informs thus to mine eyes. Now, o'er the one-half world, nature seems dead, and wicked dreams abuse the curtain sleep. Witchcraft celebrates pale Hecat's offerings, and we the murdered, alarmed by a sentinel, the woe. Whose house his watch, thus with his stealthy pace, with Tarkin's ravishing strides, towards his design moves like a ghost. Thou sure and firm setter, steps, which way they walk, for fear thy very stones sprayed of my whereabout, and take the present horror from the time which now sits with thee. Whiles I tread, he leaves. Words to the heat of deeds too cold breath gives. To heaven or to hell? To heaven or to hell? To heaven or to hell? I go, and it is done. The bell invites me. Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven or to hell. To heaven or to hell? To heaven or to hell? La 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 la. E ci siamo tuffati, no, quella luce lì, ci siamo tuffati in questi affascinosi ascolti. So che non dovrei dirlo io che, insomma, ne faccio parte un po' di tutti o quasi, però veramente... Allora, sentiamo un pochettino qualche considerazione su questi brani. Intanto Alessandro voleva dire delle cose. Io volevo fare ancora i complimenti a Mirella per il lavoro fatto sul mio pezzo, perché veramente lo rende ancora più bello. Mirella? Grazie. Ah, ci sei? Ci sei, Mirella? Sì, 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 no, volevo veramente... Sono contenta che gli piaccia questa cosa che ho fatto, perché... Per me è stato un lavoro assolutamente spontaneo e molto, molto sentito, nel senso che anche è un brano che riascolto spesso. Pensa che un giorno, non so cosa stavo cercando, comunque è partito e ho detto, ma sono io? Cioè non mi riconoscevo più, perché dicevo, ma no, ma è troppo bello, ma no, sarà qualcun altro, perché appunto io so che tu fai questi brani anche con altri contributi. Non mi sono riconosciuta. Cioè, ci ho messo un po' a capire, no, ma ecco, però ecco una cosa che ho sentito riascoltandolo è proprio che mi sono sentita di fare la cosa che in quel momento ci stava. Non è che dico avrei potuto fare così, avrei potuto fare colà, no, però è bello così. Poi se lo rifai, fai un'altra cosa e diventa un'altra cosa ancora. È questo che per me è proprio il succo della sperimentazione, è che non è mai uguale a se stessa, e però ogni volta ti dà qualcosa. Bello, Mirella. Questo qualcosa l'hai trasmesso perfettamente con le tue vibrazioni, echi, onde e riverberi. Chiama le sirene, non so, qualcosa di mitologico, di epico. Sì, di mitico. Veramente un bel mix vibrante, me lo riascolterò in cuffia. Tra l'altro questi tre brani, mi spiace che a un certo punto c'è stato un saltellino su Macbeth, non so se avete sentito. Non ti preoccupare. Sì. È fermato per un attimo, mi stava pigliando un colpo di testa. No, ho visto il panico negli occhi. No, non può rompersi quella magia in quel momento, veramente non esiste. Anche meno male che non stavo facendo un playback, sai che ti bloccano lì a metà. Anche perché quel Macbeth là è bellissimo, ogni volta che lo riascoltiamo è veramente fantastico. Tra l'altro abbiamo sentito, scusate, poi andiamo avanti a parlare di questi pezzi, e poi io direi mettiamo un attimo molto diverso, io già pronto poi prima della tranche con altri pezzi, io metterei in mezzo proprio la Summertime di me e Stefano, perché ci facciamo anche due, oltre che bella, ci facciamo due risate. Ma quello che volevo dire è, abbiamo ascoltato tre modi di sperimentare musicalmente diversi. Un brano che poi siamo tutti, comunque tra di noi, tutti facciamo varie cose, per cui non è che è una peculiarità per forza solo di quella persona lì, ma erano tre caratteristiche diverse, perché il primo brano, questo sperimentazione elettronica però molto ritmata, no? Quasi tribale in qualche modo, tunta a questa cosa. Secondo, molto ambient, quindi qualcosa di rarefatto, queste atmosfere assolutamente senza inizio, senza fine, per poi arrivare su qualcosa di fatto esclusivamente con le voci, e in particolare con la voce di Stefano, e non mancava nulla. Cioè, se ci pensate, perché questa sera poi che siamo per lo più, non per lo più, Alessandro anche un po', però più che altro sperimentatore sonoro, Dan anche attore, anche lettore, anche con una voce, una parlata bellissima, ma più che altro sperimentatore sonoro, noi altri tre siamo più sulla voce, ecco. Abbiamo più persone sulla voce, stasera questo spazio un po' in più sulla ricerca vocale lo trovo interessante, perché non è mai capitato in quei 15 puntate di dialoghi sperimentali che fossimo per lo più cantanti o sperimentatori della voce, se non sbaglio. C'è stata la Giulia, per carità, ma siamo sempre stati una minoranza. Comunque, per andare avanti su Mirella, veramente bellissimo. Io direi per la prossima puntata di dialoghi, in cui speriamo di averti ancora ospite, o appena tornerai, Io ci terrei un altro brano, quindi diamocelo come compito assolutamente. Ma una domanda per Mirella. Alessandro, un microfono ce l'abbiamo in due, quindi se deve andare. Ecco, una domanda per Mirella. Mirella, tu all'inizio, quando approcciavi magari delle canzoni, ti sentivi un pochino tesa perché non avendo mai cantato, la canzone ti metteva, e lo fa, succede a tantissimi, quell'ansia da prestazione, quella tensione dello sbagliare, del far giusto, eccetera. Nella sperimentazione, invece, hai trovato all'inizio, che era solo un esercizio, qualcosa di liberatorio. Poi cos'è toccato? Dov'è stata la miccia che ti ha fatto venire voglia di lavorare proprio sulla sperimentazione? Perché, attenzione, Mirella non è solo una casuale che passava di lì e si è messa a sperimentare, è una che adesso la sperimentazione vocale la sta studiando. Ma che posso dirti? Che quando mi approccio alla sperimentazione mi si apre un mondo, cioè io ho proprio delle immagini nella mia testa che in qualche modo sento di riuscire a trasmettere con la voce, cosa che con le canzoni non succede, ma non peraltro, ma perché... Succederà anche su quello, perché quello poi è un percorso che arriverà. Ma io proprio non... È una cosa diversa. Queste poi melodie che tu vai a cercare, a creare, nel momento in cui sei su questo tipo di atmosfere, tu ti apri una libertà che magari è la sua indole, poi ognuno ha le sue peculiarità, ognuno di noi, no? Ci mancherebbe altro. Ma ero curiosa proprio di sapere da Mirella che cosa è scattato in qualche modo, che le ha fatto venire voglia di approfondire e non di vederla solo come un mezzo. No, non è un mezzo, per lei è anche un'esperienza tutto tondo, insomma. Sì, esatto, cioè per me la sperimentazione è proprio un'esperienza che vale in quel momento lì, è proprio completa, non so come dirti, perché davvero io sono completamente immersa e concentrata in quella cosa e quindi... Ok, benissimo, benissimo. Volete dire qualcosa? Io vorrei che si dicesse qualcosa, qualche considerazione a parte di Dan, che già lo conosce perché ha il CD da anni, o di Mirella, se l'ha scoperto adesso, di Alessandro, che no, Alessandro l'ha già detto, un attimino, poi per ultimo mettiamo Tuntà, prima penso agli ospiti, non agli ospiti, ai nuovi, sul Macbeth. Non potete non pronunciarvi, Dan e Mirella, vi prego, su questa meravigliosa prestazione vocale, che vabbè, poi... Stefano è un grande cantante con una tecnica molto evoluta, quindi fa dei numeri che se la gioca come ridere, ma l'atmosfera era assolutamente spettrale, non so, io l'ho visto il film di quel momento. Assolutamente sì, era evidente, chiaro, incredibile la disinvoltura con cui Stefano ha recitato certe parole, tradendo anche un minimo di divertimento che veniva fuori dal... Sicuramente si captava. No, bello davvero, e bello anche come l'hai pensato a chiudere il brano di Alessandro e Mirella. È stato quasi un fluire spontaneo da quel tipo di atmosfera rarefatta a un qualcosa di più perentorio, volitivo, no? Condotto da Stefano in maniera rigida, ma allo stesso tempo molto molto sensuale. Bello, scusate, si è sentito un rumore per sbaglio, era colpa mia, non si è sentito? No. Che stavo preparando un video di... Mirella, vuoi dire qualcosa su Macbeth? Che poi il vero titolo era Macbeth, to heaven or to hell. Questo era, infatti si sente, io facevo la parte, non so se si è capito, delle tre streghe, vocalmente interpretavo le tre streghe di Macbeth, le famose stregacce, insomma. È intensissimo, non intenso, intensissimo, e ti cattura proprio in questa atmosfera, sei proprio... nelle tenebre che vaghi con questa voce che ti guida, bellissimo. Grazie. Io con Stefano però adesso è un periodo un po' difficile, non si riesce a combinare nulla, ma siccome noi siamo creativi e io Stefano con te di queste cose pazzoidi voglio riprendere a farne assolutamente, sì. E anzi a una prossima puntata, che però dobbiamo trovare un modo, Se non si potrà lo registriamo e poi mandiamo la registrazione, mandiamo una cosa dal vivo io e Stefano, ci incontriamo qua a casa mia o lì a casa sua, insomma dove vorrà lui, ci incontriamo di persona. Stefano, che memoria hai di questo Macbeth? Ti eri divertito a farlo? Sì, mi ero divertito moltissimo, paradossalmente, nel senso che appunto è una cosa molto molto oscura, sicuramente tra tutto quello che ho fatto nella mia vita è la cosa più oscura che ho fatto e questo è il motivo per cui ci sono veramente così affezionato. Tra l'altro mi pare di ricordare, te l'ho registrata a casa tua quella parte, e forse ho rifatto una frase, però nel senso è stata... pressoché improvvisata, sì, nel senso sì, che io avevo il testo ovviamente, perché mai nella vita potrei imparare a memoria una cosa del genere, e quindi me l'ero ovviamente letto prima, avevo deciso che in alcuni punti facevo una cosa piuttosto che un'altra, poi per il resto è stato proprio, come diceva prima Mirella, un immergersi completamente in quel momento lì, non avere più null'altro al di fuori, essere completamente quello che stavo facendo in quel momento e cercare di trasmettere il più possibile l'angoscia, la follia, che sono temi che a me sono molto cari e che sicuramente mi piacerebbe anche esplorare maggiormente di quanto ho fatto finora. Io canto tante cose e questo è un po' un unicum, ho fatto poche cose su questo genere e sarei ben lieto di farne altre. E tra l'altro abbiamo Dan, ragazzi, che è l'uomo dizione, io lo dico sempre, sì. A parte qualche piccola influenza un po' perugina, un po' umbra che si sente qua e là, ma pochissima, che io lo invidio solo, cioè avessi io solo il problema da cosina perugina, ma è l'uomo dizione Dan, quindi noi siamo tutti attenti al suo cospetto, a non essere troppo lombardi nel parlare, o peggio lui, vabbè, lui non fa testo, lui proprio Torino, torinese amico. Comunque, no, ma io vorrei fare una domanda a Mirella. Che carta dei tarocchi, che arcano associeresti al brano di Stefano? Ah, domanda. Allora, ti do due opzioni. Una perché mi è venuta in mente così, non c'entra niente, però credo nell'intuizione. Allora, sai che nel mazzo di Crowley lui ha fatto poi delle carte, degli arcani maggiori, ci sono delle variazioni. Leone, ecco, sì, sì. C'è un arcano maggiore che lui ha chiamato Lust in tedesco. Adesso non mi viene in mente quello con il leone, piacere, il piacere. Ecco, mi è venuta in mente quella carta lì, ma dirai, ma non c'entra niente, la carta è tutta, c'è tutto quel fuoco, tutto quel rosso, tutta quell'intensità, tutta quella sensualità. Ecco, io ho trovato la sensualità dell'oscurità, associazione così. Io istintivamente ho associato... Ah, scusami, due sì. Opzioni, perdonami. Sì, mentre la seconda opzione è nei tarocchi di Marsiglia tradizionali, l'appeso. Anche qui mi dirai, ma non c'entra niente, l'appeso è una figura statica, qui abbiamo una dinamicità della voce, però io mi immagino quest'appeso che si immerge in questo mare oscuro e in quel brano per me appunto c'era tanta oscurità, però non un'oscurità negativa, passami il termine, ma semplicemente quando non vedi, però c'è una densità di emozioni, non so come dire. Il velo che sta alle spalle della papessa. Ecco. No, io distinto ho visto l'imperatore nel suo brano, mentre il tuo era quello chiaramente più liquido, più legato al, secondo me, la carta della luna, a quel tipo di elemento. E il primo è il brano del matto, cioè assolutamente io e Alessandro insieme che uniamo, non so, ritmi tribali a, non so, follie elettroniche messe lì. Sì, perché andando, ma avete detto delle cose bellissime. Sì, lui ha sbadigliato, ha masticato, ha digerito sopra la mia musica, insomma ha fatto di tutto, ecco. E c'ero anch'io che nel frattempo cercavo di saltellavo qua e là sul... Sì, mettevi un po' di ordine, diciamo, in quella follia, cioè la disciplinavi un po', perché Alessandro era proprio... Ah, è un pezzo, pensa, devo andare un attimo a dire due momenti dal vivo di queste storie e poi andiamo avanti. Tuntà dal vivo l'ho fatta tante volte, soprattutto nella realtà delle discoteche dark, perché avevo bisogno di robe, di momenti che pestassero. Non sempre avevo molto materiale che pestava e Tuntà pestava. Mi ricordo allo Shelter, una serata con la Giulia, che abbiamo mandato sta Tuntà che pom, cioè veramente. Ed è un pezzo, secondo me, veramente bello, ma devo dire, come vocalizzatrice, come cantante, da fare dal vivo non è sempre facile. Io l'ho fatto spesso in duetto con Giulia dal vivo, perché è follia, ma bisogna anche coordinarsi, non è che ci mettiamo lì a fare un gran casino. Coordinarsi improvvisando su una roba del genere devi essere in grande sintonia. Sì. Perché riuscivo con Giulia, che tornerà a Dialoghi, ricordo le persone che avete conosciuto di recente tornano, non sono sparite. Con Giulia c'è sempre stata in quello una grande sintonia. E invece su Stefano volevo dire, ricordarvi, che ha fatto, peccato che non c'è la registrazione perché diedi la videocamera a uno che fece solo un gran casino. Stefano, ti ricordi, l'abbiamo fatto dal vivo la prima volta in una bellissima situazione che era il mio spettacolo Dea Luna al Black Hole, alla serata Elysium, nell'ottobre del 2014, se non sbaglio. Sì. E fu bellissima quella serata perché... poi lui aveva questo mantello nero. Vivono delle meravigliose foto di quella serata. Delle meravigliose foto, sì, perché ci furono addirittura 4 fotografi che vennero a fotografarci, se ti ricordi, 4, sì. Ben 4. E fu una serata bellissima e quel pezzo toccò tantissimo, perché lui l'ha fatto anche più volte dal vivo. Poi una volta che non potevo avere Stefano dal vivo, io in Germania mi sono portata la registrazione, ho portato Stefano nella valigia, in Germania ho portato la registrazione, l'ologramma, partiva la voce, io facevo il video che andava dietro e io facevo il mimo, mi ricordo. Ecco, comunque tornando un attimo a Tuntà, perché non è l'ultimo di questi brani, insomma ha una storia come di Ordalia, vabbè, abbiamo già parlato e riparleremo, però Tuntà veramente è un pezzo che è una bella storia. E anche Alessandro, lui non so se si ricorda, pur non essendo un cantante, l'ha fatta dal vivo 2 volte Tuntà, eh. C'ho anche i video. No, è stato bravo, si è buttato, e non è facile, accadono delle alchimie spesso in queste cose inattese. Comunque tutte cose veramente interessanti. E Mirella, poi torneremo a parlare del tuo lavoro, anche se non ci sono altri contributi, ma perché è molto interessante comunque l'approccio che tu stai facendo su questa cosa. Io per spezzare un po' manderei un video che un po' non c'entra niente, ma c'entra perché siamo io e Stefano che cantiamo dal vivo. Ti va, Stefano? Prima di tornare sulle cose più sperimentalone, no, volentieri. Prendiamo questo momento Fanny. Allora, io e Stefano, la bellezza di 11 anni fa, alla biblioteca, lo dico tutto bene, alla biblioteca civica di Parabiago, in provincia di Milano, per una serata di un festival che si chiamava Donne in Canto, dove io feci 2 concerti. E uno era questo qui a Parabiago e mi ricordo che di jazz, era un concerto di jazz, abbiamo 2 musicisti bravissimi con me, Andrea Massimo Fantozzi alla chitarra e Achille Giglio. Achille, tra l'altro, lo sto sentendo anche di recente, lo salutiamo, mio caro amico, nonché addirittura fu mio ex fidanzato di quando avevamo 20 anni, lì non era più mio fidanzato. Anzi, caro Dan, questo video l'ha ripreso Danilo, perché c'entra anche Danilo, ecco, in questo video, anche se non si vede. Insomma, concerto dal vivo. Ho invitato Stefano, Stefano è salito sul palco a cantare Summertime. La registrazione, ecco, per gli amici da casa. Cari amici da casa, questa piattaforma non soddisfa più le nostre richieste. Speriamo che si registri bene. Dovesse esserci qualche saltino in registrazione o sgranatura del video, chiediamo veglia. Il video non è di altissima qualità visiva perché fu fatto con una videocamerina. Stefano, poi ho trovato il DVD e l'ho tirato giù da lì. Però, insomma, è un contributo interessante, è molto bello. Io ero è stata una mia parentesi cappellona, mi vedete 11 anni fa, più di 11 kg fa e 11 quintali di capelli fa. Vediamo chi intrattiene gli amici da casa, che devo far partire la videocosa dicendo due frasi. Vedi Stefano cosa succede a prestarsi ai dialoghi di Donatella. Lei tira fuori dal cilindro questi reperti, cimeli dimenticati, e quindi perché poi in questo devo dire che siamo molto simili. Donatella non butta via niente, anche, no. E io stesso ho degli hard disk con delle cose con cui potrei ricattare mezzo mondo a questo punto, no? Perché no, però questo video che manda adesso in realtà piace anche a me. È vero che visivamente strappa un po' il sorriso, però diciamo che è vero, sì, è jazz, non è sperimentazione pura. Diciamo, allora, c'è una cosa che a me piace molto, quando mi trovo a cantare una cover, soprattutto se è di un brano che mi piace ma non adoro alla follia, come era in questo caso, mi piace molto giocarci, quindi non fare un'interpretazione molto fedele all'originale, stessa cosa che fa ovviamente Donatella, e quindi in realtà il risultato non è stato niente male. Ah no, potete finire di parlare, io solo ho avviato la cosa. Io ho visto partire, ho detto, cioè, con i tempi televisivi sono subito... subito chiamato fuori. Ecco. Allora, io se volete lo faccio partire, ok? Vado, quindi? Vai. Ok. Ciao. Che tra l'altro fa anche parte del nostro spettacolo in tributo a Rocky Horror, insomma, facciamo un sacco di cose insieme. Summertime! Sì, sì. Attilio Giglio, Andrea Fantozzi, grandissimi! Bellissimo questo contesto ricordo, l'album dei ricordi, mamma mia! E che nostalgia per gli spettacoli dal vivo, per tutto, i concerti, questo poi a mille. Bellissimo sto ricordo, no, mi ci tenevo perché, e poi io devo dire una cosa, vabbè, questo è da cantanti più che da sperimentatori, proprio da cantanti puri. Duettare con Stefano per me è stata sempre ed è tuttora un'esperienza bellissima, e armonizzare, una cosa bella che io trovo con Stefano, tutte le volte ci becchiamo al volo, cioè tac, cioè è proprio... Ma anche i controcanti. Sì, controcanti, armonizzazioni, quello. Devo dire, davvero un partner canoro e musicale, Stefano, eccezionale, invidiabile, veramente. Vi ha mutoliti sta Summertime. No, sembrava George Michael. Wow, addirittura. No, nella mia testa c'era un altro punto di riferimento per cantarla così, in realtà, che Boy George. Mi sono immaginato come l'avrebbe cantata lui. Però, caspita, cioè, George Michael, tanta roba. No, è bellissimo, bellissimo ricordo, ripeto, è bellissimo momento, davvero, davvero splendido. Io ogni tanto mi piace ritirare fuori queste cose, queste chicche così dal cilindro. E speriamo, ecco, io vorrei con questo video anche augurarci a tutti noi davvero di poter... anche riprendere o iniziare per chi le deve iniziare, o riprendere per chi come noi vecchi lupi di mare, vecchi cariatidi, riprendere delle attività dal vivo, perché è quello che a me, devo dire la verità, manca forse più di tutto, perché mi posso inventare, posso registrare cose nuove, ho tutto il materiale a casa, possiamo, anche Stefano condividerà, ma anche la Mirella, che è una novizia ma si è già comprata un microfono della Madonna, è bella equipaggiata, Dan e Alessandro altrettanto sono equipaggiati, ma quello che mi manca è proprio la possibilità di fare delle cose dal vivo. Infatti io ho tanta voglia anche di risuonare con i musicisti, di fare cose... le cose insieme, belle, ecco. Vabbè, speriamo, ci auguriamoci, partiamoci perché ciò avvenga, non so. Intanto la pimpa in mezzo a noi, non so se vedete, non è un cadavere, è la pimpa che dorme. Non so se si vede, è da 2 ore che è immobile in quella posizione. Meraviglia lei, se no organizziamo, Donatella, spettacoli clandestini come abbiamo fatto nella caverna di Marcus, è vero, con Pippa ed Eric. Non si può dire, no vabbè. O posso mettere a disposizione le segrete del posto dove abito, che Donatella e Alessandro hanno visto, che secondo me potrebbe anche esserci una bella acustica là sotto, c'è un ambiente molto, molto gotico, molto oscuro. Bellissimo, tra l'altro Dan, noi aspettiamo, perché la Mirella è vicina, ma lo stesso Gianni, lo stesso Peroni, e anche gli ex di Dialoghi Sperimentali musicisti, a parte Ali che è di Zurigo, ma... Dan, tu devi venire a trovarci perché insomma ci sono troppe cose qua che ti attendono, perché una serata da Stefano nelle segrete di questo posto lo dovremmo fare, oppure tutti a Bologna, in provincia di Bologna, da Dan che abita in un posto fantastico, in un bosco meraviglioso, in una casa delle fiabe, e anche lì si può organizzare veramente qualcosa di bello. Ritorniamo, dovremmo fare il pulmino con tutti su, andare a trovare Dan. Eh sì. O se no fa prima Dan a prendere la motocicletta, raggiungervi in quel di... provincia di Milano, di Varese. Sì, perché sono d'accordo tutti quanti per i primi a te a venire su. Ecco, perché... Benissimo. Io, ditemi voi, se volete passo già a degli ulteriori contributi, oppure preferite fare un po' di chiacchiera. Dan, dici tu che sei un po'... Io aggiungerei i contributi. Aggiungiamo contributi, ok. Sì. Allora, i contributi prossimi sono, in realtà, Summertime l'ho messa volutamente da sola perché non c'entrava musicalmente niente con le altre, anche se è già accaduto. invito Stefano e Mirella, se non ci sono ancora andati, andare a vedere delle puntate recenti col Peroni. Il Peroni ha proposto delle robe veramente simpaticissime ma pazzesche, in cui io cantavo fingendo di essere una cantante degli anni 60 al Festival Hippie di Paderno Dugnano insieme a lui, e altre cose che insomma erano un po'. Tra l'altro, caro Dan, tu non lo sai, ma Mirella nasce come amica da casa. Cioè, lei era, non so, amica da casa nel senso, come spettatrice di Dialoghi Sperimentali, perché io le rompevo sempre le palle e le dicevo vai a vedere le puntate di Dialoghi Sperimentali, e lei andava a vederle, non le avrà viste magari tutte, però una buona parte è andata a vederle, quindi lei nasce come amica da casa, perché sai che Mirella, io li chiamo gli amici da casa, no? Dico ogni tanto agli amici. Però che non telefonava per rompere le balle. Sono l'amica da casa che segue senza educata. Allora, parlate un attimo tra voi, veramente intratteniamo un attimino il nostro pubblico, perché io preparo ora due video che vi vado subito a presentare mentre ragionate su cosa dire, che sono, allora, io ci terrei a far vedere, adesso spezzo un attimo con un video che non è un video, è semplicemente messo su video perché l'ho messo su YouTube, è una cover di Alchimia Nova, ovvero Io Alessandro, anche se lì ho un po' suonato tutto io, nel senso che l'ho suonato, è proprio suonato, il brano l'ho suonato io, ma lui ha lavorato tutti i suoni perché ha trasformato questi suoni bellissimi, ed è una cosa molto dark. Stefano ha un passato dark anche lui, quindi... Ma pure un presente, non è che solo un passato. E mi augurerei anche un futuro, anche se adesso insomma è già tanto pensare al passato. Adesso. Siamo tutti molto colorati. Siamo tutti comunque su un po' su quella lunghezza d'onda lì, quindi tutti ricorderete, tutti magari no, ma è un brano in realtà di Roxy Music, quindi degli anni 70 e che esula da questo genere, che però ha ripreso Rozz Williams, e io l'ho conosciuto da Rozz Williams, il famoso primo cantante dei Christian Death, insieme alla bravissima cantante, tra l'altro, Gitan Demon, penso che si pronunci così, non ho mai approfondito, io ho sempre detto Gitan Demon. In every dreamhome a heartache, è un pezzo dei Roxy Music che io e Alessandro abbiamo rifatto come cover, più ispirati dallo stile di Rozz Williams, se vogliamo. Però questa ci tenevo perché è un pezzo che io ho caricato da mesi, l'ho registrato a fine dell'anno scorso, su SoundCloud, e non dico che non me l'ha filato nessuno, ma quasi, e quindi insomma ci tenevo a divulgare. Poi torniamo da Stefano, con Stefano più che da Stefano, a vedere un pezzo dal vivo, mi scuso per la qualità, però sono sempre videocamerine e telefonini, che sentirete un finale di Macbeth dal vivo, su una base, è una versione un po' diversa, solo il finalino, e poi facciamo un pezzo dei Depeche Mode, che è, dillo tu Stefano, il titolo? Policy of Truth. Policy of Truth, però nella versione di un musicista che poi ci ha pure fatto i complimenti, come si chiama l'autore di questa? Si chiama Rips, è un remixer, potremmo definirlo, anche se in realtà... È risuonata, è suonata da lui. Non lo so in realtà se sia solo programmata o suonata, però sono brani totalmente destrutturati, nel senso che... Noi stessi abbiamo fatto fatica a cantarcela sopra, cioè lui la presenta come un remix di Policy of Truth, però poi andare a capire dove mettere le strofe e i ritornelli non è stato semplicissimo. E non a caso questo pezzo l'abbiamo inserito in uno spettacolo dal vivo di Voce Sacra, ovvero la versione più concertistica, più in realtà in quel periodo più da discoteche dark, perché era lì che Voce Sacra più o meno andava. In uno spettacolo tutto di sperimentazione, dove Stefano è venuto diciamo come special guest insieme a Giulia, hanno partecipato tutte e due, e con Stefano si era fatto Macbeth e poi questo pezzo qua. Quindi io passerei queste due e mi fermerei lì, quella di Spazio Profondo casomai la mettiamo alla fine. Allora, qualcuno veramente si prenda un attimino in mano. Vai, Stefano. Io vorrei dire una cosa per tracciare un attimino di filo storico e di collegamenti. Come l'hai detto all'inizio, io sono cantante di un tributo a David Bowie da molti anni, oramai sono 13-14 anni. E il brano che voi proponete è un brano dei Roxy Music, che sono strettamente legati a David Bowie, in quanto la loro anima musicale era Brian Eno. Brian Eno, grandissimo genio ovviamente della musica, è colui che poi ha prodotto la trilogia berlinese di David Bowie, ossia se non l'unico, uno degli apici creativi della carriera di David Bowie. Ha prodotto i primi due, se non sbaglio, sia Low che Heroes, forse non ha lavorato su Lodger. E lo stesso Rozz Williams ha realizzato anche lui delle cover di David Bowie, se non ricordo male Time credo che abbia ricantato. Quindi mi faceva piacere, insomma, nominare Bowie, che è ovviamente uno dei miei miti assoluti, e prendere un attimo questo collegamento, fare un po' il critico musicale, insomma. No, è un collegamento molto interessante. L'occhiale no, ci sta, no? L'occhiale si cala un po' nella parte. Assolutamente pertinente, ecco. Allora, vado col primo brano, che ripeto, ci sono 3 mie foto, ma le foto sono messe lì solo perché dovevo metterlo su YouTube, e non è un video, e poi invece video dal vivo con Stefano. Vado con i pezzi. Adesso parte, scusate, so che rimarrà registrata sempre sta mia frase come tormentone, se non si sente l'audio fatemi cenni, perché io tutte le volte devo cliccare una roba che a volte mi potrei scordare. Grazie. Lover, ungrateful, lover, ungrateful, lover. Stasera, Ste, veramente. Qui eravamo alla serata ex voto al San Vittore, che non vuol dire nel carcere di San Vittore, davanti al carcere di San Vittore, veramente. C'era sto locale che si chiamava San Vittore, che mi ricorda, tu non so se ti ricordi, ma noi stavamo cantando su due bancali di legno. Sì, una cosa del genere, sì. Non era tutto così figo come poteva sembrare. Ma ce l'ha mai. Questo è proprio, per me poi è proprio un ricordo meraviglioso, questo filmato e quella serata, perché appunto l'ospitata che avevo fatto da te mi aveva veramente, ed è raro che io lo dica di me stesso, ma mi aveva soddisfatto proprio in pieno. Adesso sentendolo c'era un punto dove in realtà volevo fare un'altra cosa, ma si è rotta la voce. Però mi ricordo che l'avevi detto, che mi hai detto in quel momento ho fatto non mi ricordo che cosa, perché in quel momento non mi stava uscendo la voce, ma sì, ma perché poi pensate, faceva questi locali, non è che proprio era facile, assurdo. Caldo, umidità, non penso più che si fumasse dentro, perché già questo non è un problema. No. Però insomma non è che proprio condizioni, uno è lì fresco come una rosa, magari erano anche le 2 di notte, cioè, sì, probabile. E poi vabbè, questo piccolo excursus personale. Quella serata mi ricollega anche insomma a persone che sono state e sono anche molto importanti. C'era anche Giulia quella sera. Giulia, certo, infatti c'è una foto di noi 3 insieme che adesso non ho sotto mano, ma la vado a cercare, che praticamente quella l'ho messa quando ho fatto, tu sei già stato visto in foto in queste sere, perché io ho fatto dei collage, c'era la Giulia con cui ho fatto altri 2 brani, e proprio settimana scorsa la puntata scorsa o 2 puntate fa ho passato un contenuto proprio di questo stesso spettacolo. Sì. Poi, non so se ci sta guardando, ci guarderà, sì. La padrona di casa di quella serata era la Viola, sì, esatto, che io glielo ripeto sempre, lei mi ha dato veramente la possibilità di esibirmi diverse volte e ogni volta di creare qualcosa di nuovo e di diverso, ed è una cosa che veramente mi manca in una maniera che è incommensurabile, il fatto di poter, perché queste esibizioni poi duravano al massimo mezz'ora, questa sera non mi ricordo, forse era stata un po' più lunga. 3/4 d'ora, esatto. No, poi sono arrivate le serate da 20-30 minuti, ma è successo più avanti, questa ancora era, esatto, 3/4 d'ora. Era una delle prime, esatto. Poi io ho fatto parecchie cose, appunto, nelle serate che organizzava da lei, e mi piaceva molto questa cosa che tu eri una parentesi nella serata, e avevi un tempo apparentemente limitato, ma che in realtà almeno a me ha proprio permesso di creare questi quadri molto dedicati al momento particolare, ognuno diverso dagli altri. E tra l'altro, vabbè, quella sera, non so se ci guarderà, gli ho mandato l'invito 5 minuti prima che iniziassimo a registrare, è stata anche la sera in cui ho conosciuto un'altra persona a cui tengo moltissimo, che è Sonia, che ogni tanto sento ancora, e la conoscenza nacque proprio da una foto che non so chi ci fece, forse proprio la stessa Viola, in cui c'ero io sul palco e Sonia seduta appoggiata a una parete che guardava lo spettacolo. Me la ricordo quella foto lì, me la ricordo benissimo. ci siamo conosciuti proprio per quello, perché poi ci siamo contattati grazie a quella foto, insomma. Vabbè, ma lei mi sembra, dal ricordo di allora, quella sera già me la ricordo entusiasta della tua performance, che c'era già quella sera, sì, era già presente, insomma. Bello, bello, sì, bello. C'era, però io non ce l'avamo neanche mai parlati prima, nel senso la conoscenza è nata proprio grazie a quella performance, quindi ci sono particolarmente affezionato. E come? Mi spiace, ripeto, io chiedo sempre scusa, io sul fronte audio sono ben equipaggiata, sul fronte video ho materiale molto amatoriale, quindi però visto che la Mirella... Visto il fascino del low-fi comunque io insomma, sì, lo apprezzo comunque molto. Vedo Ale che... Però io visto che la Mirella è una che si diletta credo anche nel mondo video, anzi se hai voglia qualche volta possiamo creare qualcosa insieme di reciproco piacere, ovviamente, di reciproca collaborazione. Sì. Fa piacere. Mi dovevo firmare che sono lì presente. Creiamo connessioni, che poi stavo cercando la foto, volevo mettermi alle spalle e non l'ho trovata. Invece sentiamo un po' Mirella e Dan se vogliono dire qualcosa, e gradirei su questa... mia cover, nostra cover, perché io ci sono molto affezionata, e su questo bellissimo momento live con lo Stefano, che poi aveva il trucco del Macbeth, che faceva il pugnale sul viso, il simbolo del pugnale del Macbeth, proprio nero sul terrone. Davvero grande, grande, grande il trucco, bellissima l'atmosfera, l'interpretazione grande, e poi che dire, è uno dei miei brani preferiti, tratto da... credo sia in assoluto uno tra i 3 dischi album che porterei sulla famosa isola deserta, Violator. Testi come Policy of Truth, ne avremmo bisogno ancora, cioè, sì. Questo è un brano che parla delle conseguenze che uno si deve assumere, pur essendo pentito di aver in passato accettato in toto la politica della verità, quindi parla di cose che si possono dire e di cose che è meglio tacere. Potrebbe essere preso come manifesto dell'antigiovanottismo, ammesso lì. Ovviamente prima di non dire determinate cose bisogna essere in grado di pensare cose che non si possono dire e che è meglio tacere, che credo che Giovanotti non sia in grado di fare adesso. A parte questo, e tutta la sua scuola, naturalmente, ovviamente lui preso ad esempio, perché poverino non è assolutamente, non ho niente contro di lui, ma la sua scuola, sì, il discepolame di chi sostiene che dice tutto quello che pensa, ecco, in sintesi è questo. I Depeche Mode ti invitano a riflettere altrimenti, e lo fanno dall'alto di Violator. Ragazzi, io voglio dire che... Parlate voi, per favore, mi devo assentarmi, voglio trovare quella foto, sto cercando quella foto e mi levo un attimo. Che vedere questo vostro spettacolo veramente ti fa venire voglia di fare delle cose. Prima Donatella dicevi che ti manca il fare le cose dal vivo, e vedendo questa cosa... cioè ti fa proprio sentire il bisogno come dire, di mettersi in atto anche in un contesto diverso, che può essere la tua casa, il tuo studio, dove sì, anche lì puoi sbagliare, però in un contesto come quello c'è il caldo, ma diventa una sfida, c'è il bancale di legno, ma anche quello diventa una sfida. E anche un'emozione. Tu, Mirella, ti sei mai esibita dal vivo? Allora, in realtà sì. In contesti diversi. Ok. Allora, io però ti voglio raccontare gli episodi più drammatici, e anche di cui mi dovrei vergognare, perché anni fa mi capitò di fare l'animatrice nei villaggi turistici. La mia funzione era la scenografa, per cui io in teoria, nella mia ingenuità, pensavo che sarei sempre stata dietro al palco a sistemare tutte le mie cosine, eccetera. Invece, per penuria di personale, normalmente Braccino, anche quella è una scuola, no? Dovevano esibirsi anche le altre figure, quindi non propriamente i coreografi, i ballerini e il personale preposto allo spettacolo, ma anche io, che assolutamente sul palco non è che non ci volessi andare, non ci volevo andare a fare quella roba lì di cui io veramente mi vergognavo come un ladro di andare a fare quella tipologia di spettacoli, però mi è servito perché mi ha fatto capire che, cioè, è vero che qualcuno ti può sparare, ma è molto difficile che accada. Per cui buttarsi va sempre bene, insomma. Sono pienamente d'accordo. E devo aggiungere che comunque il trucco, il parrucco, il costume fanno. In altri contesti, quando sono andata comunque in scena in altri contesti, ma non sei più tu, sei quello che stai indossando. Scusate, volevo dire, non so perché lo Stefano, non so se vede, ho messo le due foto, Vista. Ah ecco, sono due, prima avevi la bocca, avevamo la faccia tutti un po', adesso è un'altra espressione, ecco. E così vedete bene il trucco di Stefano e la Giulia, la nostra, come l'ha definita Peroni, ricordiamo, la divina Giulia, ecco. Scusate l'interruzione. Poi voglio dire anche una cosa sul trucco, sulla maschera, perché il discorso della maschera è un discorso che da noi si è più volte frequentato. Vai Mirella, scusa, ti ho interrotta. Guarda, avevo detto tutto, nel senso che davvero, una volta che tu hai la tua maschera, che poi in realtà in quel momento non è una maschera, è un tutt'uno, e quindi non sei più tu, sei un'altra persona, un'altra cosa, un altro personaggio, un'altra onda, e quindi vai. Certo, io sono della stessa idea. Io non direi non sei più tu, perché io col discorso delle maschere, sai, ci sguazzo abbastanza. È uno dei tanti, sei un altro dei tanti te che abitano in te, o che abiti, sì. Chiamalo come vuoi. Però è bellissimo, perché la maschera teatrale, io lo dico sempre, ricordiamoci, a me, io nella mia ignoranza, ammetto questa ignoranza, pur avendo studiato latino, ma poco, solo quando ho scoperto il bellissimo film di Ingmar Bergman, Persona, il cui titolo è internazionalmente Persona, ho scoperto che persona è una parola prima di tutto latina, e che se cercate su un vocabolario di latino, persona uguale maschera teatrale, voglio dire. Quindi abbiamo detto tutto in questa sintesi. Io amo tanto il trucco, la Giulia che tornerà è la nostra regina del trucco, ma noi dobbiamo, ragazzi, io dialoghi sperimentali lo sto facendo sia perché mi piace divulgare una certa cultura, eccetera, ma anche perché mi piace creare connessioni. Noi dobbiamo creare assolutamente cose nuove assieme, teniamoci veramente in contatto per crearle, e anche di questi tempi. Come dice Mirella, un po' l'utilizzo delle risorse, no? In questo momento magari certe cose non si possono fare, va bene, però se ne possono fare altre, e su queste altre puntiamo alla grande, insomma. Tipo nelle segrete di Stefano creiamo un video insieme a Mirella su un brano di Dan, cioè per dire, no, uniamo le forze tra di noi. Già fatto, è fatto. No, io prima devo rispettare la mia promessa, creare il brano per Donatella e la Divina Giulia. La Divina Giulia, che però può esserci dentro tranquillamente, può diventare, se fosse come Sguardo di Luna, non che deve essere uguale, ma di quei pezzi che poi possono coinvolgere anche tanti, può diventare anche un brano che coinvolge la Divina Giulia, Stefano Luna e Mirella Calcaterra, insomma. E comunque Donatella, bello sentirti interpretare una cover indossando i guanti della morte cristiana di Rozz Williams, che ti calzano a pennello, veramente. Mi ha fatto venire molta nostalgia di certe sonorità e certi dischi che non ascolto da tempo. E mi è piaciuta molto. Tornando a citare, lo Stefano citava le serate dell'ex voto, anch'io non mi ricordo, sì che c'è, oddio, adesso non mi ricordo se c'eri o non c'eri, Stefano. Dopo quella serata, probabilmente era passato anche più di un anno, perché lì non conoscevo ancora Alessandro, invece dopo, in quella dopo c'era Alessandro, mi avevano chiamato per fare la serata di 20-30 minuti proprio a tema Christian Death, che avevo messo dentro sia la mia Golden Age e sia In Every Dreamhome a Heartache, che però non era questa versione qua perché non esisteva ancora, mi hai fatto ricordare proprio serata ex voto. Scusate le parentesi, ma qui tutto poi si lega, no? Ecco, abbiamo tutte le nostre... Io una volta avevo fatto Flowers. Anch'io l'ho fatta, ma perché non l'ho fatta insieme a te? Perché eravamo in due serate diverse. L'ho fatta accompagnata... Sì, da Alessandro alla chitarra. Accompagnata alla chitarra, sì, è vero. Ah sì che c'eri, ma tu quella sera eri stranamente nel pubblico. Beh, sì, non è che tutte le volte devo invadere gli spazi altrui. Però se c'è lo Stefano, io adesso ho una... è nostro invitato sparco. O viceversa, io che pretenderei di essere invitata. No, sto scherzando. Però piace. Siamo anche stati reciprocamente pubblico dell'altro o dell'altra, adesso non è che... Però era un periodo in cui poi cantavamo spesso insieme, vuoi Rocky Horror, vuoi la serata al ristorante... vuoi quel che vuoi, c'erano le opportunità, e adesso se ci fosse il primo che può suonare invita l'altro, se no tutti gli altri, no, anche perché alla fine suona il primo pezzo, poi tutti gli altri sono degli ospiti esatto. Che fanno la fila col numerino. La cosa che mi ha fatto riflettere su quello che diceva Mirella e il discorso che poi hai collegato tu, Donatella, con le maschere, io sono abbastanza preoccupato, non vorrei adesso portare una nota un po' pessimistica, ma il fatto che in questo momento non ci si possa più esibire, perché ci sono tutta una serie di motivi e quindi qualcuno non può più esibirsi, non può più vivere quegli altri da sé di cui parlavi tu prima, non può più... portare in vita quelle altre dimensioni, quegli altri personaggi che stanno dentro di noi e continuano a restare dentro, ed è preoccupante questa cosa, nel senso che prima o poi scoppiano, quindi io ho sempre pensato quando sul palco mi trovo a fare cose molto oscure, molto aggressive, come due dei contributi che hai fatto vedere finora, è comunque un modo di dar vita a quella parte di me, a quel personaggio che sta dentro di me, che vive lì. Non deve vivere altrove, perché sarebbe un po' preoccupante se vivesse altrove. E adesso continua a starsene dentro, non è addormentato e scalcia. Quindi il fatto di non poterlo... far vivere nel contesto giusto dove dovrebbe stare mi preoccupa non poco, perché o lo sopprimi e quindi sopprimi una parte oppure prima o poi si mette a urlare. È la stessa storia del mondo teatrale, no? Che anch'io frequento, e per dire nei laboratori teatrali. Io stessa adesso dico, cavolo, quando uno fa un laboratorio teatrale, magari dei miei allievi, o io stessa in prima persona come te, vedo proprio l'effetto, diciamo, di arte che cura, no? In ogni senso del far vivere parte di noi che in quel contesto protetto non fanno del male a nessuno, ma soprattutto fanno del bene, perché lasciamo vivere le parti dalle più folli alle più particolari, ecco. Nel momento in cui non si possono fare più tutta una serie di cose perché vuoi per quel motivo, quell'altro, e adesso li viviamo tutti, non è che questo poi prospetta un'umanità sana. No, assolutamente, è questo che ci viene... che ci stanno gradualmente togliendo. Era un discorso che avevamo già cominciato ad affrontare con Peroni. Per forza, non può non uscire, non possiamo far finta di niente. Cioè, dialoghi sperimentali, è giusto anche che noi, voglio dire, ci poniamo di queste domande, perché non mettiamo la testa sotto la sabbia, viviamo in questo presente. E poi non è solo il palco e i bancali di legno, questa è la nostra realtà, poi pensiamola allargata. Certo, ce l'abbiamo anche tutti i giorni nella vita, mangiamo tutti, usciamo tutti di casa, non è che siamo solo lì, magari, insomma, a questo punto mi viene da dire magari. Sì, hai ragione. Certo, assolutamente, a posto. E così come era stato interessante Dan, che aveva fatto una buona domanda alla Giulia, che si occupa di maschera, perché lei è truccatrice professionale, no? Di teatro, effetti speciali, cinema, eccetera, e aveva tirato fuori il discorso della mascherina, cioè l'essere mascherati con il senso creativo dell'arte. La mascherina invece è un simbolo di omologazione, al contrario, perché non è la maschera teatrale che ti tira fuori personalità di vario genere. Una maschera neutra. E gioco. Maschera neutra ha un simbolo anche quello, ma la mascherina la portava come esempio invece di omologazione, chiusura, che è proprio il contrario, esatto. È l'esatto contrario, anche perché se poi viene indossata da tutti, è la mascherina che copre la maschera. Sì. E insomma, temi lo sappiamo, poi ogni volta che c'è dialoghi sperimentali i temi si aprono a 1000, 2 ore volano, infatti stanno anche quasi per esaurirsi e si aprono delle riflessioni, però è importante darci dare a noi stessi e agli altri punti di riflessione anche su questa cosa. Però io direi, da questa serata di ripresa mi piacerebbe che, insomma, magari iniziamo a pensare a creare qualche cosa di nuovo anche fra noi nel momento in cui possiamo. Adesso ci organizziamo, insomma, assolutamente. Volevo dire 2 cose veloci, che prima che vogliate appunto aggiungere qualcosa o decidere se il controllore del tempo dirà, ecco, c'è la pimpa. Che no, io sto ridendo per la pimpa. Voi non la vedete. Sta facendo la buccia sul divano coi cuscini, come vedete. Però sta... per par condicio farei vedere anche Derek che sta dormendo con una beatitudine. Lui non si sarà spostato tutta sera, eh? Ma la Mirella ne sa qualcosa, perché quando viene qua da me lui si spara delle dormite di impedere che te le raccomando. Esattamente. Partono proprio, ecco. Okay. Volevo dire 2 cose, una sulle serate di dialoghi sperimentali, adesso la prossima, di cui fisseremo la data a breve, presumibilmente tra un paio di settimane, se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, sarà ancora, direi, abbastanza libera, aperta, magari possiamo mettere qualche cosa in più a livello di tematica, però le lascerei come serate abbastanza così estive ancora, diciamo, estive. Sì, ma non era il discorso delle scuole, era il discorso della libertà, di lasciare proprio, non imbrigliare troppo. Però le serate filosofiche su dei temi specifici riprenderanno, perché noi avevamo finito con quelle 2 di Peroni sulla follia, il trickster, il De Maschere, appunto, chi vuole andarla a rivedere, e quella di Gianni sulla teoria di Neville Goddard, e presupponevano che poi ne avremmo presentate altre, eccetera. Però la prossima io lascerei ancora abbastanza aperta. Poi io volevo fare un breve, per chi è arrivato alla fine, spot pubblicitario, perché grazie a Mirella, tra l'altro, tra le mie varie proposte di seminari, corsi, eccetera, sto proponendo un seminario a Milano di teatralità, ma teatralità anche molto sperimentale, quello c'è sempre nei miei lavori, e quindi ci tenevo a fare questo piccolo spot a inizio ottobre, ma la faccio una presentazione prima, sperando che si possa, perché non sappiamo mai cosa accade da un mese. Io sono abituato ormai a non sapere se lavorerò il mese dopo, cioè ormai per me è diventata una spiacevole consuetudine, insomma, però insomma in teoria si farà questa cosa. Che dici, Dan, controllore del tempo? Ci fermiamo? Andiamo avanti ancora un po'? No, ci fermiamo, ci siamo con il tempo. Qualcuno vuole dire ancora qualcosa o passiamo già il nostro congedarci? Stefano, Mirella, volete lanciare ancora un'ultima chiacchiera? Non c'è problema, ancora un 10 minuti ce li possiamo prendere. Io sono contenta, sono contenta così. Sì, sì, direi che no, dai, se no superiamo le 2 ore, se poi qualcuno guarda il video dopo un po' si addormenta, insomma, no, non andiamo oltre. Allora io direi, il contenuto tuo che era rimasto in sospeso di Spazio Profondo lo mettiamo alla prossima puntata, tanto non c'è problema. Allora, io intanto voglio ringraziare tantissimo tutti. Un saluto all'amica da casa numero 1 che sa benissimo che la salutiamo sempre. Allora, intanto grazie Mirella, io mi scuso ancora e ribadisco per chi avesse saltato dei pezzi, se avete sentito solo un contenuto di Mirella è perché Mirella è novizia della sperimentazione vocale e quel contenuto al momento abbiamo. Ma per la prossima volta io confido che riusciremo a mettere già qualcos'altro in più di carne al fuoco, eh? E comunque veramente un contenuto secondo me molto molto interessante. Ringrazio l'amico Stefano per essere entrato nella Happy Family di Dialoghi Sperimentali, tanto materiale abbiamo, quindi voglio dire, la prossima volta se hai voglia di tornare, come spero, Rocky Horror, tiriamo fuori delle belle chicche. Ma magari per la prossima volta che viene avremo anche registrato qualcosa di nuovo. Registriamo qualcosa di nuovo, ecco, questo. Devo capire come far funzionare questi contenuti live. Se saranno proprio live o se li registriamo live e li trasmettiamo, perché se c'è questo problema di latenza, cioè ciao, non è che possiamo diventare matti. Purtroppo problema di latenza che sottolineo non tra me che sto qua e Dan che sta là, problema di latenza tra me e me, cioè non so come spiegare, vabbè non ve lo spiego ma è un problema, ecco, per fare le cose dal vivo. Dan, è stato bello rivederti, noi quest'estate non ci siamo mai persi di vista perché abbiamo avuto la fortuna, io e Ale, di andare a trovare Dan e la sua compagna Letizia ben 2 volte, abbiamo anche fatto 2 contributini di dialoghi sperimentali brevi ma intensissimi. E, Alessandro, vuoi dire qualcosa? Stasera sei stato mediamente chiacchierino, lascia così. Va bene, a Dan, l'ultima parola, Dan, dai, ancora una parola, Dan. Grazie a tutti ragazzi, è stata una bella ripresa con alcune sorprese che ho gradito molto. Niente, allora vi verrò a trovare, quindi a questo punto abbiamo decretato che sarò io. Direi. Tra l'altro volevo dire che Alessandro Peroni, Gianni Bonetti e la divina Giulia, che poi sarebbe il maestro Peroni, Sensei Gianni e la divina Giulia, chiamati così con i loro nomi artistici, diciamo così per scherzare, torneranno sicuramente a breve perché appunto loro sono stati presenti più volte. Poi chissà, magari anche altri che abbiamo visto una volta sola, come Edoardo Siviero, Giacomo Pisano, oppure i nostri precedenti partecipanti. Non lo so, vedremo, lasciamo tutto così, vi lasciamo il mistero, la suspense. Buonanotte a tutti e grazie, ciao! Buonanotte, grazie!